Giovanni, le tue impressioni sulla giornata, su questo appuntamento Investing Napoli dedicato all'educazione finanziaria? Ma è sempre un piacere venire a Napoli, perché c'è sempre una bella affluenza di pubblico, chiaramente poi è l'occasione anche per vedere vecchi amici. Ognuno si occupa di cose diverse, quindi i temi sono sempre interessanti, non solo quelli che affronto io, ma anche quelli descritti da altri, e si riesce anche a confrontare, magari ci troviamo sullo stesso titolo però con strategie diverse, magari chi fa l'azione, chi fa il certificato, chi fa le opzioni. Oggi abbiamo parlato sia di Boeing sia di Bayer, che sono due titoli che hanno sofferto per ragioni diverse ma hanno avuto un grosso scollone di borsa, e quindi è bello anche vedere come professionisti diversi approcciano un tema che comunque tutti ci siamo capitati sopra, perché chiaramente siamo attirati dalla volatilità, che è un po' quella che manca nelle giornate come oggi, cioè nel senso che Giuseppe Di Vittorio ha cercato di ravvivare la giornata con delle candele che vedeva solo lui, ma erano delle candele piccolissime sul DAX, e quindi la volatilità magari uno la va a cercare sul singolo titolo, perché sul singolo titolo magari c'è il tema particolare, come poteva essere il caso delle settimane scorse di Boeing e di Bayer. E il nostro listino, gli unici titoli che si muovono un po' adesso sono secondo me i bancari, che sono sempre molto suscettibili alle variazioni dello spread.